Lorena, ma manca qualcuno? Ah, si è spostato. Vabbè, prima di leggere qualche versetto della parola di Dio, vorrei ringraziare il Signore perché abbiamo la grande gioia di poter avere nostro figlio qui in mezzo a noi. Vieni, Dani, vieni, vieni qui. Avete pregato anche per lui e per quanti non lo conoscono, ecco, potete dare un viso alla preghiera che avete fatto. Siamo nella gioia per averlo con noi, perché sarà qua qualche giorno, partirà poi mercoledì prossimo. Non so, no? Uguale a sua sorella, però vogliamo continuare a pregare per loro, perché come noi hanno bisogno del Signore. Amen. Gloria a Dio. E se vi ricordate il messaggio della scorsa settimana, abbiamo parlato di un argomento abbastanza forte. Il tema era la via della vita e la via della morte, quindi il Signore ci ha posto davanti a una direzione e nel farlo ci ha presentato la storia di Sedechia, che era il re che in quel momento viveva a Giuda, il re di Giuda, e che ad un certo punto, quando il re Nabucodonosor andò incontro a lui per combattere contro di lui, lui cosa fece? Chiese a Geremia un consiglio che potesse chiederlo davanti al Signore. E Geremia cosa aveva fatto? Aveva consultato il Signore e gli aveva dato una parola. Sedechia, se voi rimarrete nella città e vi arrendete nelle mani di Nabucodonosor, per ricompensa avrete salva la vita. Queste furono le parole del profeta Geremia, che gli disse questo a Sedechia. Ma Sedechia cosa fece? Ascoltò quella parola? Assolutamente. Dice la scrittura che il re prese la via della pianura e scappò. Non si arrese davanti a Nabucodonosor. I motivi saranno stati i suoi, non li sappiamo, per paura, per timore, ma io credo che più di tutti questi lui non credeva nel fatto che Geremia avesse parlato per bocca del Signore. La parola che Geremia gli ha rivolto al re era da parte del Signore e lui non credeva in questo, ha fatto di testa sua e le conseguenze sono state disastrose perché i figli furono uccisi. Lui fu deportato a Babilonia, lo incatenarono e gli cavarono gli occhi, la peggior fine che poteva fare. Quindi un giudizio pazzesco sulla sua vita. E vi ricordate, abbiamo considerato, ma Dio allora è stato ingiusto nel far questo? No, perché Dio è amore. Dio lo aveva avvertito, ascolta, se rimani e ti arrendi, allora ti verrà salvata la vita. Se tu fai di testa tua, perirai e io non c'entro niente in tutto ciò, io ti sto avvisando. Sedechia non l'ha preso il consiglio e ha fatto di testa sua. Potremmo fare una predica, un messaggio solo su questo, perché quando Dio parla, le nostre orecchie devono essere aperte e ascoltare ciò che Dio dice ai nostri cuori. Perché? Perché lo dice per il nostro bene. Dio voleva evitargli a Sedechia tutto il male che doveva passare, glielo voleva evitare, ma lo ha lasciato libero. Sedechia, sei libero, fai tu. E Sedechia ha scelto di fare ciò che è male agli occhi del Signore. Oggi considereremo un altro personaggio che è l'opposto di Sedechia. È un altro personaggio alla quale attraverso la scrittura ci insegnerà qualcosa di importante attraverso proprio la vita sua stessa. E potremmo considerare il fatto che Dio parla a Sedechia in un modo, Dio parla a quest'altro personaggio alla stessa maniera, ma uno risponde in un modo e l'altro risponde in un altro modo completamente differente. Le risposte e le conseguenze sono state differenti. Stiamo parlando del re Giosafat. Vi invito ad aprire la vostra Bibbia e di aprirla nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 20. Vi chiedo di alzarvi in piedi per onorare la parola del Signore e leggeremo proprio alcuni versetti. Poi magari ne leggeremo altri, ma ci soffermeremo su queste. Secondo libro delle Cronache, capitolo 20. Alleluia.
Leggeremo dal verso 15 fino al verso 17. Io credo una cosa, e lo credo con tutto il cuore: un forte peso è sceso nel mio cuore quando da qui in questi giorni ho meditato su questo testo, e sono convinto, nessuno mi può convincere del contrario, che se Dio questa sera sta parlando in questo modo, c'è un motivo e tu lo conosci. Dice così la scrittura. Yazeiel disse: porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Caltagirò. L'ho cambiato apposta. E tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa battaglia, questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Amen. Fin qui la parola del Signore, accomodatevi. Noi abbiamo letto la fine della storia, stiamo leggendo che c'è una battaglia, come abbiamo anche cantato. Non ci siamo messi d'accordo con il fratello Mario di cantare questo canto, ma credo che Dio già abbia preparato i nostri cuori fin dall'inizio, attraverso proprio il canto che abbiamo battato. Anche se un esercito si accampasse contro di me, io non temerò, perché tu sei con me. E c'è una battaglia in corso qui. Il re Giosafat si trova proprio al centro di una grande battaglia. Ma per arrivare a quella risposta, ed è la risposta di Dio a Giosafat dopo aver fatto una preghiera, che ora considereremo, ci sono degli aspetti che dobbiamo considerare della vita di quest'uomo. Perché Dio, per parlare in questo modo, ci deve essere una consacrazione al Signore in un modo particolare. E Giosafat, attraverso la scrittura, ci insegna che la sua vita era una vita non perfetta, ma spesa alla presenza di Dio. Giosafat dice che la scrittura è un uomo che camminò con il Signore. L'Eterno fu con Giosafat perché egli camminò nei suoi comandamenti. Giosafat è un uomo coraggioso. La scrittura ci dice che il suo coraggio, ascolta bene, crebbe seguendo le vie del Signore. Quindi non era tanto coraggioso, ma il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore. Giosafat è un uomo che credeva nella parola di Dio. Infatti lui, quando iniziò a regnare su Israele, inviò dei leviti ad insegnare a tutto il popolo la scrittura. Infatti loro, questi leviti, avevano con sé il libro della legge del Signore e istruivano il popolo secondo il consiglio del re Giosafat. Era un uomo che teneva gli altri e si adoperava per gli altri. È un uomo che raggiunse un alto grado di grandezza, non perché era bravo, ma perché la sua vita era ai piedi del Signore. Giosafat era circondato da uomini forti e valorosi. Addirittura, facendo un conto, Giosafat disse al re di Israele: ti prego, consulta oggi la parola del Signore. Quindi Giosafat credeva anche nella preghiera di gruppo. Andò dal re di Israele e gli disse: consulta il Signore, vede cosa c'è da dire, perché c'era una battaglia che si stava preparando, non è questa ma è un'altra battaglia. E Giosafat chiede consiglio a un altro, come molti di noi magari siamo consuetudini a fare, no? C'è una battaglia, Maurizio, preghiamo insieme questa cosa, c'è da combattere, amen. Si prega, si consulta il Signore. Giosafat credeva in questo. Giosafat è un uomo che, quando gli arrivava il nemico contro per assalirlo, nella prima battaglia che affrontò, lui non combatte. Guardate che strano, è sano Giosafat.
Mi permettete? È strano, perché non combatte. Quando si vede arrivare il nemico di fronte, la scrittura dice che mandò un grido e basta. Mandò un grido e la risposta qual è stata? Il Signore lo soccorse e Dio li atterrò, i nemici, lontano da lui. Lontano da lui. E voglio dirti una cosa, il grido di Giosafat probabilmente in questa occasione fu verbale, ma ci sono dei gridi che non sono verbali, ma che sono nell'anima, che Dio ascolta. E se sei qui, Dio ha ascoltato il tuo grido. Dio ha ascoltato il tuo grido. E non è diverso da Giosafat, perché quando sente il grido che nasce dal tuo cuore, un grido che non è rivolto a chiunque, ma un grido che è rivolto al Signore, il Signore, forse neanche che te ne accorgi, ti soccorre. È già l'opera della tua vita. Giosafat è un uomo umile che accetta anche la correzione. Quando lui si alleò con questo re di Israele, non aveva fatto una cosa tanto buona, perché il re di Israele era Acabo, un uomo perverso, un uomo che proprio il Signore era lontano miglia e miglia. Eppure Giosafat gli disse: vabbè, combattiamo insieme, che dobbiamo fare? E lì fece un grosso errore, perché si alleò con qualcuno che non si doveva alleare. Infatti, finita questa battaglia, l'uomo di Dio andò da lui e gli disse: dovevi tu dare aiuto a un empio? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Aveva sbagliato. Dio lo ama di un amore straordinario e lo ha benedetto in un modo straordinario, ma davanti al peccato, davanti a delle scelte sbagliate, Dio te lo dice, è sbagliato. Ma Giosafat non si ribella. La scrittura non dice niente, non risponde, non reagisce, ma sta in silenzio. Giosafat è un uomo che insegna agli altri il timore del Signore. E Giosafat è un uomo che parla al suo popolo in questi termini: fatevi coraggio, mettetevi all'opera, il Signore è con te. Quindi vedete, la bocca di Giosafat era piena del Signore. La vita di Giosafat era una vita spesa per il Signore. La vita di Giosafat potremmo dire che era una vita veramente benedetta, perché lo vediamo da tutti questi versi che abbiamo letto: uomini forti e coraggiosi, battaglia, era un uomo abbastanza robusto. Ma ecco che arriva il momento della prova, il momento in cui, quando arriva una battaglia, lo leggo dai versetti, i primi versetti del capitolo 20, un popolo marcia contro Giosafat. Una gran moltitudine gli dissero: avanza contro di te. Non gli disse: avanza contro di voi, popolo di Giuda. No, il messaggero gli disse: una gran moltitudine avanza contro di te. Sai perché? Perché il nemico delle anime nostre cerca sempre di farti sentire da solo. Avanza contro di te, non c'è più nessuno, uomini forti e valorosi, la tua famiglia, il Signore, sei solo, avanza contro di te e vuole distruggerti, vuole farti del male, vuole completamente annientarti, perché il compito del nemico è questo, non ce n'è altro. E guardate cosa succede: Giosafat prova un sentimento che sarebbe quasi, dico, ma come Giosafat, con tutto questo esercito che c'hai, con tutta la benedizione che hai ricevuto? La scrittura ci dice: Giosafat ebbe paura. Giosafat ebbe paura, perché spaventa il nemico. Ed è questo quello che può fare: non può far altro che non spaventarti. Il nemico è come un cane, un leone con un guinzaglio che è stato creato da Dio direttamente, che non si spezza. Uno può dire, dice, vabbè, si potrebbe spezzare, non si spezza. Il leone arriva vicino a te, ma arriva fino a qua e ruggisce, ti fa spaventare, ma non ti può toccare. C'è uno spazio tra te e lui, che è lo spazio che Dio ha messo tra te e il diavolo, tra te e il nemico, tra te e colui che ti vuole fare del male. Ha messo un limite, non ti può toccare, solamente se tu glielo permetti. E allora sì,
ma fin quando tu hai la piena consapevolezza che Dio non ti ha abbandonato, nonostante il leone davanti a te ruggisce, stai sereno, stai sereno, stai serena. Giosafat ebbe paura, ma quale fu la conseguenza immediata? Quale fu? Ce lo dice la scrittura. Si dispose a cercare il Signore. Si dispose. E poi ancora Giosafat bandì un digiuno per tutto Giuda, perché sapeva che da solo non ce l'avrebbe potuto fare, ma consulta e si rivolge al Signore con dei termini straordinari. Ora ascoltami bene. Ciò che ora leggeremo è l'inizio della preghiera di Giosafat. Se hai la tua Bibbia aperta, leggilo insieme a me, perché quello che abbiamo letto è la risposta di Dio alla fine della sua preghiera. Questa battaglia non è tua, è mia. Non sarete voi a combatterlo. Vedete, Dio parla al plurale. Il nemico ti dice: sei solo, sto marciando contro di te. E invece Dio ti dice: questa battaglia non sarete voi a combatterla, perché gli sta dicendo: non sei da solo, ma c'è un popolo accanto a te, ed è il mio popolo, dice il Signore, e per voi io combatterò. Questa è la risposta di Dio. Ma qual è stata la sua preghiera? L'inizio della sua preghiera, qual è stato? Lo leggiamo insieme? Lo leggiamo insieme? Dal verso 6. Guardate cosa dice Giosafat: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio del cielo? Non gli sta facendo la domanda perché ha dei dubbi, ma lo sta affermando: non sei tu il Dio che sta nei cieli? Non sei tu che domini su tutte i regni delle nazioni? Non hai tu nelle mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele? Lo vedete cosa sta facendo Giosafat? Lo riuscite a percepire cosa fa Giosafat? Non sta pregando per i suoi bisogni ora, ma sta riconoscendo il suo stato di bisogno. Non sta pregando a Dio subito: Signore, liberaci da questo male. Gli sta dicendo chi è Dio e sta dicendo chi sono io. Signore, tu sei colui che sta nel cielo, io sono sulla terra, polvere e polvere ritornerò. Tu, Signore, sei colui che domini su tutti i regni delle nazioni, io non sono niente. Sei tu che hai la forza e la potenza di poter annientare qualsiasi esercito, io sono senza forze, sono stanco davanti a questa moltitudine, non ce la faccio a combattere. Giosafat sta riconoscendo il suo stato di bisogno e sta riconoscendo che in Dio e in Lui solo potrà trovare ciò che sta cercando. Alleluia! Quando Dio vede questa predisposizione del cuore, e la vede, quando Dio vede questa predisposizione del cuore, ecco che allora parla al cuore del popolo, al cuore di Giosafat, al cuore di tutti quelli che erano lì presenti, e parla diversamente da come ha parlato a Sedechia. Non dice più: guarda che ti ho posto davanti la via della vita e la via della morte, perché Sedechia viveva nel peccato e Dio doveva usare delle parole pesanti per parlare al suo cuore. Giosafat era un uomo che, con tutte le sue difficoltà, nonostante stesse provando questa paura, nonostante era davanti a questo popolo, glielo dice chiaramente: Signore, non ce la facciamo da sole. Dio ascolta quel cuore umiliato davanti a Lui e solo per questo risponde in questo modo: porgete orecchio, ascoltate.
Così vi dice il Signore: non temete, non vi sgomentate. La moltitudine c'è, è grande, ma questa battaglia non è vostra. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Poi dice: nonostante ciò, presentatevi, scendete in battaglia, tenetevi fermi. In Isaia sta scritto: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, a lui, a colui che è fermo, io gli darò la pace. E il Signore dice: tieniti fermo, tieniti ferma, presentati davanti a questa battaglia, nonostante io combatterò per te, presentati e vedrai con i tuoi occhi la liberazione che verrà da chi? Dal Signore. Da chi ti aspetti questa vittoria? Cosa stai cercando? Qual è il tuo bisogno? Quale sarà il tuo bisogno? Qual è stato il tuo bisogno? Dio lo conosce. Dio ti conosce perfettamente. Però ti dice: stai attento alle scelte che stai per prendere, perché Sedechia le ha pagate amaramente, perché non ha ascoltato il consiglio che veniva dall'uomo di Dio. Stai attento alle scelte che prendi, ma ascolta il messaggio che questa sera Dio sta rivolgendo al tuo cuore. Non è tua questa battaglia, non è tua. E allora Giosa ha fatto cosa fa? Dopo questa parola, tu cosa avresti fatto? Mettiti nei panni del re Giosafat. Pensa che questa gran moltitudine sta camminando verso di te. Però Dio ti parla in questo modo e ti dice: ma stai sereno, non ti preoccupare, la battaglia la combatterò io. Però tu ti devi presentare. Tu cosa avresti fatto? Le idee potrebbero essere tante, La mente può iniziare a vagare in un modo straordinario, perché le idee possono essere tante. Ma Giosafat ci dà la risposta esatta, la risposta esatta di ciò che bisogna fare quando, nonostante Dio ha parlato in questo modo, ci dice che Giosafat, dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi al Signore e camminando alla testa dell'esercito dicessero: celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Lo vedete cosa ha fatto? Non ha affilato le spade, non ha preso lo scudo e ha detto: combattiamo. Non gli ha detto al suo esercito: preparatevi, potrete anche punire, perché è una battaglia. Non gli ha detto: armatevi delle migliori armi che hai a disposizione. Non gli ha detto tutto ciò, ma ha stabilito dei cantori che lodassero il Signore, che lodassero il Signore in mezzo alla battaglia. Sì, in mezzo alla battaglia. E quando la scrittura ci dice: guarda che questa è la risposta per te questa sera, perché quando gli uomini di Giuda, tutti quanti cominciarono i canti di gioia e di lode, ascolta bene, perché questa è la risposta: il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab, contro quelli che marciano contro Giosafat. Quando la tua bocca si riempie della lode al Signore, è l'esercito di Dio che combatte, è Dio stesso che combatte, e Dio stesso è intervenuto su questa battaglia in un modo straordinario. Quando il popolo di Dio, mentre che cantava, si trovarono in cima alla montagna, guardarono giù e la valle era piena di cadaveri. Erano tutti morti, tutti, neppure uno scappato. Perché il Signore è intervenuto con mano potente. Quindi,
Cosa stai cercando? Cosa pensi di trovare? Qual è la tua predisposizione davanti al Signore? Qual è la tua paura, come Giosafat? Di cosa hai bisogno? Qualsiasi cosa hai bisogno, qualsiasi sia la battaglia che stai affrontando, qualsiasi sia la situazione in cui ti trovi, la risposta è una sola: loda il Signore. Loda il Signore. Che la tua bocca sia ripiena della lode del Signore. Non ce la fai? Non hai le forze? Dio ti darà la forza. Sei stanco? Non ce la fai più? Dio ti darà la forza di combattere. Perché Dio ancora oggi ti dice: io sono con te, non ti smarrire, non ti abbattere, non ti abbandonare. Tu non mi vedi, ma io sono dalla tua parte, perché conosco il tuo cuore. Quindi non cercare altrove, ma ricerca la presenza di Dio nella notte. E Dio stesso ti farà vedere con i tuoi occhi la vittoria. Dio ci benedica. Ora passeremo un po' di tempo in preghiera. Io penso una cosa: che Dio ha parlato al tuo cuore, ma ne sono pienamente convinto. Sai perché? Perché Dio non parla mai a vuoto, e la sua parola, quando viene mandata, non casca mai a vuoto, ma porterà sempre e comunque frutto per la sua gloria, sempre, perché questa è la parola che Dio ha rivolto al tuo cuore. Quindi, che tu l'accetti o che tu non l'accetti, sappi una cosa: questa parola provocherà dentro di te un frutto alla gloria di Dio. Amen. Quindi ora pregheremo il Signore, e sono tanti i bisogni, ma io ti invito ad alzare la tua voce. Hai bisogno di liberazione? Chiedi al Signore. Hai paura come Giosafat? Diglielo: Signore, ho paura, c'è una battaglia contro di te? Alza la tua voce, diglielo al Signore: Signore, non ho la forza di combattere, vieni in soccorso alle mie battaglie. Dio è dalla tua parte, non temere. Così ti dice il Signore. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie, Gesù.